A Lugano scadeva oggi il termine per la consegna delle firme contro la spesa di 3 milioni di franchi utile a risistemare esternamente il padiglione Conza. Ebbene, il referendum sarebbe riuscito. Sono loro i promotori del referendum contro il progetto firmato Mario Botta di lifting al padiglione Conza di Lugano. Provengono da quasi tutti gli schieramenti politici. Una voce per tutti per ribadire il no a questa copertura provvisoria del centro esposizioni da 3 milioni di franchi, il cui credito era stato approvato dal Consiglio Comunale lo scorso settembre. Per noi non è un investimento ma è un costo. Cercare di ristrutturare, facendo credere alla popolazione intera, ai cittadini, ai contribuenti di Lugano, che migliorando il contenitore si migliori il contenuto, ecco, non si può concepire. Quante firme in quanto tempo? Dunque in 2 settimane oltre 5.300 firme. Era stamattina l'ultimo bilancio 5.000, che è un risultato straordinario. Siamo passati nel pomeriggio, ancora in questi ultimi minuti, a 5.300 firme. Ne bastavano 3.500. Le firme sono state consegnate oggi in cancelleria, ma nessuno si è fatto vivo ad accogliere i promotori, neppure il segretario comunale Mauro De Lorenzi. Da parte del municipio di Lugano un silenzio piuttosto eloquente, municipio che aveva approvato il credito di 3 milioni di franchi. Introvabile il sindaco Giorgio Giudici, il municipale Giuliano Bignasca lancia strali contro il Partito Liberale Radicale, nel cui seno è stato covato questo referendum. Giuliano Bignasca deve rendersi conto che oggi chiunque è in grado di sostenere un referendum, di raccogliere firme, la gente comune, la popolazione, le cittadine e i cittadini di Lugano si sono avvicinati con una tal naturalezza a questo referendum che è per quello che è riuscito. Il clima politico è davvero cambiato a Lugano rispetto a qualche anno fa? L'accordo sembra un po' più una chimera. Questo referendum, sostenuto di fatto nelle firme da tutte le forze politiche, lo dimostra ulteriormente.